La Valtiberina ancora nelle mire dei malviventi dopo l'assalto alla villa del presidente di Confartigianato Arezzo questa notte, un altro colpo messo a segno. È successo ad Anghiari, i ladri dopo aver sfondato una finestra sono riusciti ad entrare all'interno dell'azienda Forval che produce ed esporta Catena Minoro. L'allarme sarebbe scattato una prima volta attorno all'1:30 sul posto vigilanza e proprietà che però non hanno notato nulla di strano. L'amara sorpresa solamente la mattina successiva. I ladri potrebbero essersi infatti nascosti all'interno e aver poi manomesso il sistema d'allarme. Io ci tenevo, ma no, è impossibile, dai, tutte le cose sono successe quest'anno, lasciamo perdere. Infine la fuga con un bottino ingente, la stima esatta è ancora al vaglio degli inquirenti, ma supererebbe comunque 100.000 euro. I malviventi sono infatti riusciti ad aprire la cassaforte con un flessibile ed hanno fatto incetta di oro. Hanno portato tutta la roba già preparata per spedire ai clienti. Immediate le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di San Sepolcro, al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonostante i tentativi dei banditi di eludere il sistema. Un furto avvenuto a pochi chilometri dal gran colpo in villa messo a segno il giorno precedente, fruttato un bottino da 100.000 euro. In Valtiberina cresce così l'allarme. Così noi siamo anziani, c'è da aver paura. Sì, mi è andato bene, è un po' poco controllata secondo me.